Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di una moto che potrebbe essere interessante nel caso debba arrivare in futuro anche in Europa, una nuova sportiva 600 4 cilindri chiamata SRK600RR della QJ Motor. QJ Motor, vi ricordo che è un'azienda cinese nata, giusto se non sbaglio, un paio di anni fa, nel 2020. Sempre facente parte dell'azienda cinese chiamata QJ Group, gli stessi che hanno comprato Benelli e che detengono il marchio Kiwe Motor. QJ Motor, vi ricordo che era presente durante l'ultimo ECMA 2021 con quella che dovrebbe essere la gamma di moto previste per l'Italia per questo 2022. Un'azienda che si è presentata, se vogliamo, un po' a sorpresa in Italia, in quanto si è sempre pensato che QJ Motor sarebbe rimasta confinata alla Cina. Una sorella cinese della Benelli, in realtà, a sorpresa, si è presentata all'ECMA 2021 con delle moto che in realtà non sembrano male, quantomeno sulla carta, ma neanche dal vivo, soprattutto lato componentistica e, se vogliamo, anche lato design, come sono disegnate, hanno delle forme abbastanza occidentali. Ora, oggi parliamo della sportiva chiamata SRK600RR, una moto che in realtà in Cina dovrebbe già essere uscita e dovrebbe chiamarsi SRG600. A conferma di quello che vi ho appena detto, vi metto nell'info di questo video qua in basso un link al collegamento su YouTube ad un filmato di un ragazzo che mostra questa SRK600 dal vivo. Ci sono due SRK600 rosse, le fa vedere un po' da varie angolazioni, poi accende le moto, mostra lo schermo TFT e addirittura fa sentire il sound con uno scarico a Krapovic. Quindi, se la moto di oggi vi dovesse interessare, ecco, date un occhio alle info di questo video perché li trovate un collegamento che sicuro, insomma, potrebbe ingolosirvi ancora di più rispetto a quanto vi dirò io tra poco. Comunque sia, per quanto riguarda QJ Motor, questo ve lo anticipo, secondo me c'è un po' di confusione al momento su quali moto arriveranno in Italia e anche su come saranno fatte rispetto a come sono uscite sul mercato cinese. Diciamo che fino a pochi giorni fa QJ Motor aveva soltanto un sito cinese, quindi con le scritte in cinese, con i vari prezzi per il mercato comunque cinese o quello orientale. Invece, da poco ha aperto anche un sito in inglese, .com, dove lì mostra la QJ Motor, quella che dovrebbe essere la gamma 2022 prevista per il mercato europeo. Tra queste moto troviamo, per esempio, la SRT750, quella che dovrebbe essere la controparte cinese della TRK 800, oppure anche la SRT500, quella che dovrebbe essere invece la controparte cinese della nostra TRK 502. Più si vedono anche altre moto che erano presenti all'ECMA 2021, per esempio la SRK400 e anche la SRK400RR, più anche altre moto come diverse cruiser, no? Quindi ecco, sul sito ufficiale QJ Motor, che oltretutto vi lascerò anche lui linkato nelle info di questo video qua in basso, trovate tante proposte che dovrebbero essere previste per l'Europa. Tra queste, molte dovrebbero arrivare anche in Italia. Quindi, in teoria, siccome diverse moto presenti nel sito erano presenti anche all'ECMA 2021, in teoria anche la moto di oggi, nonostante non fosse presente all'ECMA, dovrebbe comunque arrivare, penso, in Italia. Quindi io comunque di questa moto ve ne parlo e poi vediamo se effettivamente arriverà in Italia oppure non arriverà. Comunque, in realtà, pochi mesi fa vi ho parlato di questa SRK600RR, riferendomi però alla Cina e dicendovi che si pensava che sarebbe arrivata in Italia, però marchiata Benelli. A quanto pare, però, QJ Motor ha cambiato i suoi piani e presenterà lei stessa questa SRK600RR. Purtroppo, ecco, quando parliamo di QJ Motor c'è un po' di confusione, quindi magari vi porterò diversi video d'ora in poi per mostrarvi quella che dovrebbe essere la gamma prevista, diciamo, per l'Europa o comunque sia per presentarvi questi modelli presenti sul sito .com della QJ Motor. Comunque, dopo questa lunga premessa doverosa,
parliamo di questa SRK 600RR, quindi fianco vi lascio qualche immagine. Ci sono alcuni dati che non coincidono sul sito ufficiale della QG Motor, per esempio le colorazioni e per esempio anche il peso e anche serbatoio. Perché se sul sito ufficiale QG Motor aprite alla sezione dedicata a questa sportiva, le colorazioni in alto vengono indicate come tre, cioè quella rossa, quella bianca e quella nera. Però se scaricate la brochure ufficiale, lì troverete quattro colorazioni, compresa una blu e una verde. Per quanto riguarda invece il serbatoio, nel sito indicano 15 litri, sulla brochure invece sono 16. E anche il peso, secondo me, c'è un errore in quanto sul sito indicano un peso di 228 kg a secco, curve, weight, ma sulla brochure che scaricate invece il peso secco è 215 kg. Dalla Cina ho provato a informarmi e il peso secco dovrebbe essere 215 kg e serbatoio 16 litri. Comunque sia, discorso moto come è fatta, lato estetica, vedete le foto, la moto sembra anche carina, anche se comunque vi ho già parlato di questa SRK 600RR, carina secondo me la livrea rossa, ricorda un po' se vogliamo una versione brutta della CBR 600 650RR della Honda, la moto che ho provato io circa 2 anni fa, però è abbastanza gradevole secondo me come linee. C'è anche uno schermo TFT da 5 pollici, i tasti sono anche retroilluminati, il faro è abbastanza gradevole, così come anche la parte posteriore. Diciamo che da vedere secondo me non è bruttissima, ecco, mettiamola così. Interessante se vogliamo questa moto, il motore 4 cilindri 600 e anche la componentistica, infatti questa moto vanta sospensioni Kayaba con forcella stereo rovesciati e anche impianto frenante Brembo più anche ABS della Bosch. Il motore di questa moto è un 4 cilindri, 600 di cilindrata, potenza 82 cavalli circa a 11.000 giri, mentre la coppia circa 55 Nm a 8.000 giri. Il peso a secco appunto 215 kg, altezza sella 800 mm, serbatoio 16 litri. Discorso potenza, coppia e anche peso. Allora, il peso effettivamente è un valore molto molto alto. 215 a secco più o meno è quanto pesa la TRK 502. Per fare un paragone con una vera sportiva 600 4 cilindri, la mia per esempio GSX-R 600 K8, la mia Suzuki pesa a secco 163 kg, no? Ma anche l'RSE comunque pesava attorno a queste cifre. Effettivamente, oltre 200 kg per una sportiva 600 con questa potenza, poi secondo me è un po' troppo, nonostante delle soluzioni tecniche interessanti, come per esempio forcellone in magnesio e alluminio. Purtroppo, questo però è il difetto un po' di tutte le moto che arrivano dalla Cina. Per contenere i prezzi, molte volte, insomma, le moto vanno a pesare anche in maniera considerevole. Potenze, invece, diciamo che da questo punto di vista, le concorrenti Aprilia o Honda fanno nettamente meglio e anche la coppia è abbastanza bassina. Invece, come ciclistica, la moto monta un telaio, traliccio in acciaio, forcellone appunto in alluminio, sospensioni firmate Kayaba con la forcella, stereo rovesciati, mono regolabile, impianto frenante, doppio disco all'anteriore, 320 mm con pinze della Brembo, posteriore singolo disco 260 mm, gommata 120-180, ABS della Bosch a doppio canale. Strumentazione, c'è uno schermo TFT da 5 pollici che della tutta mi sembra un po' poco risoluto come definizione, perché se non sbaglio è un 800x400, quindi TFT, ma a vederlo così non mi sembra esattamente di super qualità. Però è interessante, se vogliamo abbiamo anche l'avviamento keyless, si preme un tasto e la moto parte. Poi abbiamo anche un'altra cosa, se vogliamo, carina sicuramente, appunto, il fatto di avere i blocchetti retroilluminati. Questa è, ecco, un po' la moto come è fatta. Non si parla di elettronica, quindi in teoria non c'è un traction control, così come neanche ovviamente piattaforma inerziale a 6 assi. Però il punto forte di questa moto in teoria dovrebbe essere il prezzo.
Si pensa che questa moto potrebbe costare in Italia, se dovesse arrivare, qualcosa come un 6-7 mila euro. Questo vorrebbe dire costare molto di meno rispetto ai 9.000 passa della CBR della Honda e ai circa 11.000 dell'Aprilia RS 660. A dire il vero, pochi giorni fa è arrivata una notizia che parlava di una versione nuova rispetto a questa SRK 600RR, con un design rivisto, con elettrodinamiche e un motore con leggermente più potenza, però non è ancora chiaro se quella versione sia destinata ad arrivare anche in Europa perché i documenti li hanno trovati al momento soltanto per il mercato cinese. In caso comunque di quella versione ve ne parlerò magari tra qualche giorno. Questo è quanto, ecco, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa SRK 600RR, se potrebbe interessarvi, magari lanciata a un prezzo di 7-7.500 euro o magari anche 8.000 euro. Alla fine avete il motore 4 cilindri, 600, avete comunque Cayaba, avete comunque ABS della Bosch, Brembo, quindi schermo TFT, retroilluminazione, avviamento keyless, insomma non sembra proprio un malaccio secondo me come caratteristiche. Comunque nei commenti insomma fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa moto. Da questo video è tutto, metto like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, linea backer ufficiale e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!